È la 1:10 di domenica 31 gennaio, anche se non è dal vivo, non è una diretta. Questa l'abbiamo fatta esattamente una settimana fa, quando Fogli divenne, siamo già nella storia, vincitore del Festival di Sanremo. Ora dite, eccolo qui, Fogli è qui perché l'abbiamo beccato subito. Forse la gioia non è tanta perché era un favorito, ma Coppi era sempre favorito, ma per vincere aveva voglia di pedalava, no? Tu quanto hai pedalato in questi giorni? Ma credo tantissimo, ma non solo in questi giorni, era una specie di incubo che ormai avevo sulla testa. La mattina compri il giornale e ti rendi conto che tutti ti danno favorito. La drammaticità di questa cosa è che quando in una cosa parti favorito hai le antipatie di tutti. Per un attimo ho pensato e ho sentito l'antipatia degli altri, e questo non mi piace, perché io credo di non essere una persona antipatica, non mi piace esserlo, odio le persone antipatiche. È vero, essere antipatici è una brutta cosa, ma chi te l'ha detto che sei antipatico? No, lo sentivo, perché è bello quando ma perché si fa... è l'antipatia che hanno i favoriti addosso. Adesso non sei più un favorito, sei un vincitore, hai superato anche questo handicap di essere favoriti, no? Per cui non ci sono problemi. Non è la storia di tutti i giorni, questa è una storia che è abbastanza rara, la tua, no? Una storia che io spero speriamo che si ripeta. Che si ripeta, però queste grosse vittorie. Ecco, che fatica ti trovi addosso dopo una vittoria di questo tipo? Ma fisicamente sono 7-8 ore che sono in ballo a chiacchierare, a fare fotografie, per cui è una cosa notevole. Non mangio da 3 giorni perché sono 3 giorni di grosso stress. Sono in tour, per cui da domani inizio i concerti in giro per l'Italia, e mille altre piccole cose che si incastrano ogni giorno. Credo che ogni giorno dovrò fare 3-4 cose diverse, per cui credo mi aspetteranno notti insonni e pasti saltati. Senti, tu hai vinto e noi di Superclassifica Sur vogliamo darci un po' di aria, perché in fondo hai corso parecchio con noi, hai fatto parecchie tappe, no? Anche delle panchine, ti ricordi? Molte panchine, sì. Le hai fatte tutte proprio. Sì. I tuoi pezzi sono andati in classifica e sono tutti passati adesso alla Superclassifica Show, dove hai avuto partecipazioni sempre meritate, perché dopo la panchina balzavi nelle alte posizioni finché sei arrivato a Sanremo, e adesso ti ospitiamo come primo partecipante. Tu sei il primo di Sanremo che partecipa alla Superclassifica e sei anche il vincitore. Un discorso che non fa una piega. A quest'ora comunque dovete scusare che potremmo essere anche più stravolti. Perché sono stravolti anche quelli che partecipano alle vittorie, non soltanto i vincitori. Comunque Riccardo Fogli a Superclassifica Show, e speriamo di averlo ancora presto per altre grosse vittorie. Ciao, grazie. Ciao, arrivederci. Grazie. Yeah.
lontano, senza nessuno, solo una notte che non finisce mai. Un giorno in più se ne va, dimenticato tra i muri di città, per tutti quelli così come noi, niente è cambiato, niente cambierà. Un giorno in più che passo ormai, respirare aria di festival, aria di Sanremo con Maurizio Seimandi. Sma! Sma!